ci resta che vedere la quarta e poi a seguire la quinta, ma iniziamo con la quarta. La quarta, se ci spostiamo sul mercato dei cambi, andiamo sul cross di cui parlava anche prima Luca. Qui la nostra visione è contrastante, ma direi ben venga, no? Pensa che noia se tutti gli analisti e trader sono nella stessa direzione, la trasmissione sarebbe estremamente noiosa e ridondante. La cosa bella, credo, la trasmissione è anche le opinioni contrapposte. Qui il tema Come si suol concordo. dire, Pietro, il mercato è bello perché vario, se c'è qualcuno che vende è perché c'è qualcuno che compra e viceversa. Eh sì, entrambi si sentono furbissimi e questa è la cosa straordinaria, no? Che quando tu vendi pensi di essere la persona più intelligente del mondo e all'altra parte c'è uno che compra e ha lo stesso mood tuo, quindi è una cosa carina. Pensa se sì, E la e cosa comunque. ancora più carina, la cosa ancora più carina è che possono aver ragione tutte e due, così come torto tutte e due. Ah, certo, spesso capita che uno vende troppo presto quando è la parte giusta e l'altro vende troppo tardi quando è la parte sbagliata, è una classica dinamica. Comunque qui, insomma, tutti noi guardiamo e siamo curiosi nel capire se effettivamente quest'area 1.1650 è un'area che si opporrà a questa discesa dei prezzi che è abbastanza insistita, abbastanza netta, no? Da inizio anno è abbastanza evidente la forza del dollaro, la debolezza di euro. Però la mia opinione è che che questo livello potrebbe reggere, quindi che da questa fascia potrebbe partire un tentativo di rimbalzo. Detto ciò, siamo su una fascia veramente importante, no? Rotta la quale effettivamente la leggo come Luca, ci potrebbe essere effettivamente un downside profondo. Quindi siamo proprio a reiterazione, no? Tipicamente un supporto soprattutto quando è così importante, quando viene rotto, è una sorta di pavimento, sai, quando ti levano le mattonelle sotto i piedi, tipicamente potresti andare giù. Ma io credo che reggerà al prossimo tentativo di discesa, e quindi ho messo un long a 1.1650 con un stop stretto, mezza figura 1.16, proprio per la logica di cui parlavo prima, e un take profit 1.1720, quindi il classico rimbalzino analogo fra l'altro a quello che abbiamo visto negli scorsi mesi, quando anche se ti ricordi a metà agosto feci il test. E poi da lì ripartì. Mi aspetto un movimento analogo e quindi, insomma, strategia abbastanza semplice, su un supporto molto letto e tutto qua. L'idea è che questa sorta di, direi quasi diciamo, un testa spalla di bassista, proprio con grande fantasia, questa neckline nel testa e spalle, così un po' forzato, possa tenere e quindi la figura non completarsi. Domanda, vedevo che a livello di convinzioni non avevi messo stelle, dimenticanza o proprio la consapevolezza che si naviga a vista su questi livelli? Avendo molto rigore nello stop, perché come dicevo, se cade area 1.16, tipicamente andiamo a completare questa sorta di testa e spalle di bassista, e quindi il target all'ingiù sarebbe abbastanza violento. Quindi bisogna essere pronti a cambiare idea qualora i prezzi ci dicano che siamo dalla parte sbagliata. Quindi metterei 3 stelle su questa strategia.